Ciao, I'm Federica Serra, Italian teacher from speakinitalian.com. Living in Italy? Let's talk about this. If you are planning to come to Italy, whether it is for a short period or for a long period, there are a few things that you probably would like to know in advance to get prepared to the Italian lifestyle. Every nation has got its own traditions, its own habits, its own stereotypes. And here in this video, I'm gonna tell you 10 things about Italy that you should know before to come here. Sei pronto? Iniziamo! In Italia si guida a destra. Eh sì, noi italiani guidiamo alla destra. Inizialmente ti sembrerà strano salire nella macchina e avere il volante a sinistra e dover mettere il marciapiede a destra, ma non ti preoccupare, in un paio di giorni ci farai l'abitudine. È un consiglio, tieni gli occhi aperti perché gli italiani guidano in modo pazzo. E il secondo consiglio è quando devi attraversare la strada, ricorda sempre di guardare prima a sinistra e poi a destra. Numero 2. Non usiamo la moquette. Eh già, nella classica e tipica casa italiana non troverai mai la moquette ed è anche raro trovare il parquet. Ma quindi cosa usiamo noi italiani? Beh, noi italiani usiamo la classica mattonella, come per esempio la mattonella in gres porcellanato. E con queste mattonelle piastrelliamo tutto il pavimento della casa. Numero 3. Noi abbiamo il bidet. Eh sì, in ogni casa italiana che si rispetti, nel bagno c'è il bidet. E sai cosa? Noi italiani lo usiamo in continuazione. Ho vissuto diversi anni in Inghilterra e non mi sono mai abituata a non avere il bidet. Stavo andando di matto. Numero 4. Noi non facciamo la fila. Oddio, questo è terribile! Ovunque tu vada in Italia, che sia l'ufficio postale, la banca o qualsiasi altro ufficio pubblico dove devi aspettare il tuo turno, non vedrai mai gli italiani aspettare il proprio turno in fila composta e ordinata. Non so perché, penso che proprio non sia nel nostro DNA. Numero 5. Noi non diciamo scusa e per favore in continuazione. A differenza degli inglesi che invece ripetono queste parole di continuo, please, sorry, excuse me, please, sorry, excuse me, please, 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 sorry, sorry, sorry. Semplicemente noi italiani non abbiamo questa abitudine, a volte diamo queste parole un po' per scontate, possiamo sembrare un po' rudi e in effetti a volte siamo un po' rudi, ma siamo fatti così, siamo italiani. Numero 6. Noi non prendiamo il tè delle 5. Beh, non è nostra abitudine bere il tè, quindi l'appuntamento sacro delle 17 in Italia non esiste. Ma non ti preoccupare perché comunque sia vendiamo il tè in qualsiasi negozio, quindi tu potrai continuare con le tue tradizioni nonostante sarai qui in Italia. Numero 7. Noi non togliamo le scarpe per entrare in casa. Beh, so che la prima cosa che tu sei abituata a fare prima di entrare in casa tua è toglierti le scarpe, ma qui in Italia noi ce le lasciamo! Quindi sentiti libero anche tu di lasciarti le scarpe prima di entrare nella tua casa italiana, perché non avendo la moquette, seppure dovessi sporcare il pavimento con le scarpe sporche, è un attimo a pulirlo. E noi siamo abituati così. Inoltre ti consiglio di tenere le scarpe soprattutto in inverno perché le mattonelle spesso sono molto fredde. Comunque sia, puoi sempre optare per un paio di ciabatte. Numero 8. Noi non usiamo la divisa per andare a scuola. Ebbene sì, qui in Italia puoi andare a scuola vestito come ti pare. Giusto alle elementari i bambini indossano il grembiule, che può essere blu per i maschietti e rosa per le femminucce. Ma ad ogni modo, loro hanno i loro vestiti e il grembiule lo applicano sopra, quindi non è una divisa. Numero 9. Noi non facciamo colazioni pesanti. Gli italiani sono abituati a iniziare la giornata con un bel caffè, un cappuccino, un croissant, qualche fetta biscottata con marmellata. Alcune persone semplicemente bevono un bicchiere di latte,
altre ci inzuppano i biscotti. Oppure c'è chi mangia semplicemente frutta e cereali, come la sottoscritta. Ma comunque sia, non vedrai mai l'italiano che si prepara la classica colazione inglese, per esempio, con pancetta, fagioli, uova. Semplicemente non è parte della nostra cultura. Numero 10. Noi pranziamo in famiglia e ceniamo tardi. Gli italiani sono abituati, per cultura e tradizione, a pranzare insieme, in famiglia, a casa. E questo perché la maggior parte dei negozi chiude per ora di pranzo, quindi abbiamo un po' di tempo da passare insieme. Ed è quasi un momento sacro. E per quanto riguarda la cena? Beh, qui in Italia ceniamo minimo alle 8. E se sei come me, potresti arrivare a cenare anche alle 9:30-10 di sera. Difatti i nostri ristoranti anche in settimana finiscono di servire la cena alle 11:00-11:30, anche a mezzanotte. Siamo abituati così. Mi chiedo se questa sia una buona o una cattiva abitudine. Ho i miei dubbi. Benissimo! In questo video hai imparato 10 cose curiose sull'Italia. 10 cose che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, del nostro modo di vivere. Spero di non averti spaventato troppo con questo video. E spero che tu non cambi idea sul fatto di venire in Italia. Quindi, ci vediamo in Italia! Let me know in the comments below which are your habits that are part of your culture, of your tradition. If you liked my video, give me a thumb up. Subscribe to my channel if you haven't already. And click the notifications bell until it looks like this so you get a notification every time I put online a new video. And don't forget to share this with your friends. Grazie per essere stato con me. Ci vediamo nel prossimo video. Ti auguro buona giornata. Ciao! If you want to practice your Italian with me, feel free to contact me to my email that you find in the description below. I'll answer you as soon as possible to decide together what time is the most suitable for you to have the private individual lesson. Thank you so much! The next step is to download my free ebook, Guide to the Typical Situations, which helps you master your Italian in those typical situations you will surely find yourself once in your life. Remember to subscribe to my channel for more free lessons. Thanks so much for learning with me. Ciao!